Allora accompagnatevi là, accomodatevi là. Allora, come vi dicevo, questa sera la nostra trasmissione, il nostro telemic è un po' all'insegna dello spiritismo e delle magie, grandi magie e spiritismo. Ma perché magie? Per un fatto, questa sera abbiamo con noi, e siamo veramente lieti di poterlo ospitare, quello che è considerato in questo momento il mago numero uno al mondo, perché lo hanno insignito del premio più ambito dei maghi. Questa sera avremo con noi niente meno che Silvan, eccolo qua. Ciao Silvan, buonasera e benvenuto tra noi. Buonasera. Eccolo qua, sempre elegantissimo. Amano le magie i nostri giovani lassù. Dunque, allora, come dicevo, questa sera abbiamo invitato Silvan. Perché proprio di recente abbiamo letto sui giornali, l'avrete letto anche voi, che è stato insignito di questo trofeo, questo premio che viene dato a colui che viene considerato il mago dell'anno, dico bene? Esattamente. Bel applauso allora per Silvan. Ok, allora amici ascoltatori, rimanete con noi perché tra poco daremo il via al nostro gioco. Nel frattempo ascoltate quello che ha da dirvi Mario Bianco. Adesso avremo invece un ospite che ci farà vedere qualche bel trucco, perché in fondo sono trucchi, sono magie, però c'è sempre il trucco naturalmente, però l'importante è non far capire qual è questo trucco, e certamente voi cercherete di capire che cosa ha fatto questo grande mago per fare questo esperimento che ci farà vedere fra qualche istante. Come vi dicevo, l'ospite che abbiamo questa sera è veramente un numero uno, perché nel 1990 è stato eletto il miglior mago del mondo, tant'è vero che fra poco partirà per gli Stati Uniti per ricevere questo premio. Signori, abbiamo con noi questa sera Silvan. Eccolo qua Silvan, accomodati. Grazie. Allora, grazie. Immagino che sarai molto contento di questo riconoscimento che ti è stato dato, no? Grazie. Beh, dopo molti anni di carriera, immagino, no? Sì. Ormai sono parecchi anni, immagino, che fai il mago, da quanti anni? Sì, beh, ho cominciato che avevo 7 anni, quindi sono molti anni. Non voglio sapere la tua età. Ne ho 47, comunque. No, perché sono 40 anni che faccio il mago. E già ho iniziato dopo aver preso un colpo di sole in testa. Okay. Comunque dicono che la vita comincia a 40 anni, quindi la vita per lui comincia dopo 40 anni di carriera. Sì. Senti, ma questo premio come viene dato? Chi è che lo dà? È l'Accademia delle Scienze e Arti Magiche di Hollywood, è un comitato che ogni anno si riunisce e chiaramente conferisce questo premio al mago che si è classificato nel corso dell'anno. Quindi vuol dire che loro ti hanno seguito durante situazione. I tuoi esperimenti, durante le magie che hai fatto. Sono molti anni. Perché vengono a vedere tutti i personaggi più celebri del mondo della magia durante l'anno. Vengono a vedere, conoscono un pochino anche quello che si è fatto prima, nel senso che un artista, secondo me, va sempre considerato a ritroso nel tempo. Cioè, vuol dire che molti anni che io sono sulla breccia, in questi anni ho cercato di dare sempre il massimo. Ora, consentimi Mike di dire una cosa alla quale tengo particolarmente, e cioè che questo premio, questo Oscar, tra virgolette, che viene conferito alla mia modesta bravura, io vorrei dedicarlo a tutti i giovani prestigiatori bravissimi italiani, augurando che anche loro un domani possano ripetere per l'Italia questo successo. Senti, comunque il trofeo in cosa consiste? Il trofeo è una bacchetta magica, tu sai che lo scettro magico, fin dall'antichità, finché, diciamo così, l'uomo crede nella magia, all'irrazionale, a tutto quello che la mente annette ai bisogni razionali, la bacchetta magica rappresenta simbolicamente la magia. E dai faraoni in poi si è sempre tramandato questo stick, magic stick. Bene, allora chissà che un'altra volta quando tornerai non ce lo porterai a vedere. Però nel frattempo io vorrei vedere qualcuno dei tuoi esperimenti, che cos'è che potresti fare per noi quest'oggi? Farai qualcosa da solo o col pubblico? Ma io questa sera non taglierò delle splendide ragazze a fettine, né tampoco le farò lievitare a mezz'aria, né farò sparire degli elefanti. Vorrei invece presentare, con molta disinvoltura se vogliamo sul piano artistico, perché il pubblico è là che sorride, che mi guarda con molta simpatia, vorrei presentare un esperimento,
un esperimento che sfida le leggi della fisica, della chimica, della biologia e anche dell'ottica. In parole povere, questo è un esperimento che io faccio dal 1962 e quando fu presentato molti anni fa da Ted Serious in America, produsse veramente una sensazione unica, tanto che un famoso psichiatra, Hazel Buff, scrisse un libro, L'enigma di questo secolo. In realtà sarà un enigma? Perché tra pochi istanti io non cercherò di fare un semplice gioco di prestigio, di destrezza di mano, ma addirittura cercherò di fotografare, Mike, fotografare, non leggere il pensiero, ma fotografare il tuo pensiero. Come fai a fotografare il mio pensiero? È qua dentro, nella capa. Io so già quello che stai pensando in questo momento, però per dare una prova ulteriore di come viene condotto l'esperimento, io vorrei fotografare il pensiero, state attenti. Un po' di silenzio. Io ho portato con me non delle carte da gioco, ma dei cartoncini, sopra i quali cartoncini io ho scritto i nomi di alcuni grossi personaggi che stanno riempiendo le pagine di tutti i quotidiani del mondo, cioè Bush, Occhetto, signora Thatcher, De Mita, Andreotti, via dicendo. Li facciamo vedere alla telecamera anche. Abbiamo Craxi, Gorbaciov, sono dei personaggi famosissimi, ce ne sono una ventina. Ora state attenti. Non c'è trucco, non c'è inganno. Io mi sono preparato anche a questa evenienza affinché nessuno possa innescare l'ipotesi che ci sia un trucco o che ci siamo messi d'accordo e ho portato con me degli adesivi, dei piccoli sticker. Ecco, prendi uno di questi adesivi. Sì. Mike, grazie. Ne prendo uno. Sì, prendine uno. Okay. L'altro molto elegantemente lo buttiamo. Attenzione, io per evitare che qualcuno possa pensare che ci sia la destrezza di mano, l'agilità, la manipolazione in questo caso non esiste. Io vorrei che Mike mettesse lo sticker, cioè l'adesivo, sopra una carta. Guarda, io passo le carte una alla volta qui sopra. Quando vedi una carta che ti piace, quella che vuoi te, devi mettere l'adesivo. Sono tutte uguali. Sono tutte uguali. No, ma sotto sono tutte uguali. Sopra, bianche, certamente. Però dietro abbiamo i nomi di questi grossissimi personaggi. Quindi tu vuoi mettere dove vuoi te, guarda, dove vuoi te, guarda. Dimmi quello che preferisci. Prego, Mike. Vai avanti. Sì, vado avanti. Ecco, questo qua. Questo qui. Sì. Metti sopra lo sticker. Sì. Grazie. Okay. Signori, questo per evitare chiaramente di pensare che io adesso, attraverso un'operazione di destrezza di mano, possa cambiare questa carta con un'altra. È chiaro? Mike, tu hai scelto una carta. Pregherei ora il pubblico di pazientare un attimo. C'è un po' di suspense. Tu non devi far vedere questa carta a nessuno, puoi prenderla, guarda, io ti do un attimo le spalle, leggi, fatti un pochino, scusa Mike, Popilla, guarda cosa c'è scritto, avrebbe benissimo potuto scegliere l'altro personaggio che è De Michelis, per esempio, attenzione, o altri personaggi che sono in questi 20 cartoncini, ha scelto un personaggio, signori, che io ignoro, solo Mike Buongiorno conosce questo personaggio, prego Mike, metti questa carta, nel taschino, senza farla vedere, non c'è nessun trucco, mi raccomando, attenzione, benissimo. Ora io passo alla fase successiva e cioè a questo punto vorrei pregare Luan, la splendida Luan, di portare questo apparecchio fotografico che mi sono fatto prestare qui a Canale 5, grazie infinite, attenzione. Voi sapete che la Polaroid ha all'interno una confezione con 10 fotografie ed è impossibile esporre la fotografia perché altrimenti verrebbe chiaramente rovinata dalla luce. Apriamo la macchina fotografica, attenzione. Bene, Mike, per cortesia, posso soltanto inquadrarti. Unisci i talloni, grazie. Unisci i talloni, va benissimo. Unisci i talloni, benissimo. Ora dovresti concentrarti e pensare, per cortesia, farti una configurazione mentale del personaggio che tu hai scelto. Se è Gorbaciov, devi pensare a Gorbaciov. Se è Craxi, se è Forlani, devi pensare a questi personaggi. Attenzione, signori, prego, guardami. Attenzione, Mike, attenzione. Piano. Concentrati, Mike. Concentrati perché fra pochi istanti tu impressionerai con la tua mente la pellicola. Signori, scusate, abbiamo la fotografia che è fuoriuscita dalla macchina. Chiaro? Prego, volete riprendere questa macchina? Grazie, scusate. Ora è molto importante che la telecamera mi segua, vale a dire che è importante che non ci sia nessun stacco. Attenzione, fra pochi istanti si svilupperà la fotografia con l'immagine di Mike Buongiorno. Sì.
e naturalmente vediamo se io sono riuscito a fotografare il personaggio al quale tu stavi pensando pochi secondi fa. Attenzione, sulla vogliamo... foto cosa vediamo? La mia? Dovrebbe esserci la tua immagine, ma accanto l'immagine del personaggio che Mike ha pensato. Signore, un esperimento unico al mondo. Io ho una paura tremenda, guardate, sono emozionatissimo perché se non riesce siamo in diretta. Attenzione, vogliamo vedere per cortesia il personaggio? Guardate, signori, non sappiamo ancora che personaggio ha scelto, scusate. Non sappiamo ancora che personaggio ha scelto Mike perché ha la carta dentro il taschino. Signori, si sta sviluppando la fotografia. Vuoi venire un attimo più vicino alla telecamera per cortesia? Attenzione, abbiamo Mike e sulla fronte, proprio vicino alla mente di Mike, si può leggere? Signori, abbiamo, vuoi vedere che cos'è? Vuoi dirlo te? Papa Wojtyla c'è qui, signori. Papa Wojtyla. Un po' più avanti la telecamera per cortesia. Attenzione, Mike, per cortesia. Vuoi tirare fuori la cartolina? Eh? Sì. Questa carta bianca, bene. Vuoi far vedere per la prima volta, signori, il personaggio scelto da Mike Bongiorno? Che faccio vedere? Prego. Papa Wojtyla. Papa Wojtyla. Incredibile. Incredibile. Buonanotte. Qui stiamo facendo esperimenti di spiritismo. È incredibile, è incredibile, è incredibile. Esce dalla mia testa l'immagine di Papa Wojtyla. È incredibile, grazie, grazie, grazie. È incredibile. Già, è proprio così. Esce proprio dalla testa, eh? È incredibile. Allora io ti regalo questa carta bianca. E questa? E questa te la regalo anche come ricordo. Ok, senti, puoi venire con me adesso grazie. A fare... Grazie. Le tre domande. Grazie. No, ma non va ancora via, sta ancora qui con noi. Vieni, vieni, vieni. Grazie.